Centinaia di animali rovistavano nell'immondizia, in condizioni pietose. Questa cosa mi ha talmente coinvolto e sconvolto che nel tempo la mia casa è diventata un rifugio di accoglienza per tutti gli animali che mi portavano. Mi sono ritrovata a iniziare a sfamare con un sacchiello pieno di cibo. A oggi oltre 500 bocche. Vedendomi, la gente del posto ha iniziato a chiedermi aiuto, perché qui purtroppo la maggior parte dei gatti sono dei semirandagi. In realtà hanno delle abitazioni di riferimento, ma vanno a procacciarsi il cibo purtroppo nella spazzatura o nei luoghi dove si pulisce il pesce o vicino alle macellerie. Quando ho ricevuto questo soprannome sono diventata il punto di riferimento della popolazione locale, sia per i loro animali, sia nel caso trovino degli animali in difficoltà in strada. Da quando abbiamo iniziato a sfamare gli animali e randagi, la popolazione locale non è più arrabbiata con loro. Inizialmente i gatti andavano a rubare nelle case, a rubare nei negozi. Da quando noi ci stiamo prendendo cura di loro, la popolazione è molto più contenta. Anzi, ci segnala l'arrivo di nuovi gatti. Oltre ad aver dato lavoro a Lulu e Papa Salsa, stiamo dando lavoro a molte altre persone che ci stanno dando un grande contributo per assistere tutte queste creature. Siamo al progetto BIM e c'è la posa del primo mattone. Siamo convinti che il nostro impegno e i nostri sacrifici quotidiani vengano largamente ricompensati dalle fusa, dallo scodinzolare, dalle frasi di ringraziamento che riceviamo.